l'umanità è sotto i governi di ogni colore, non solo sotto i governi Prodi, che come giustamente ci ricordava Gabriele Polo, magari entravano con grandi promesse e uscivano con la precarizzazione del lavoro, il voto alle missioni militari, le finanziarie di sacrifici, ma anche con i governi Obama e Zapatero. Ma ci siamo dimenticati l'incantamento collettivo di uno o due anni fa nei confronti di queste esperienze. Addirittura qualcuno in Italia mutuava l'immaginario di un possibile Obama bianco che potesse imitare l'Obama nero. Ma l'Obama nero si è caratterizzato come il più grande elargitore di risorse finanziarie alle grandi banche americane. E Zapatero, il mito di un possibile centrosinistra buono e progressista, sta facendo il peggio in termini di liberalizzazione dei licenziamenti, di costituzionalizzazione del pareggio di bilancio e spesso di pallottole nei confronti degli immigrati, al punto che il movimento degli indignati in Spagna in larga misura si sviluppa contro il governo Zapatero. Allora, elaboriamo il lutto, prendiamo atto della realtà, la rappresentanza politica del mondo del lavoro va ricostruita su basi nuove a fronte dell'attuale costituzione materiale del mondo. E noi, nell'economia, diciamo, di questo breve dibattito per i tempi consentiti, abbiamo qualche idea da questo punto di vista. E mi limito a enumerare temi che vorrei suggerire alla riflessione e al confronto anche di questa serata. Primo, elaborare il lutto significa abbandonare il fantasma di una possibile borghesia buona, di un possibile capitalismo illuminato con cui si possano realizzare compromessi virtuosi per i lavoratori. L'ultima volta che è stata fotografata un'icona di una possibile borghesia buona da parte di Fausto Bertinotti è venuta fuori l'immagine di Marchionne. Da questo punto di vista consiglierei davvero di trarre tesoro dall'esperienza. Oggi qualsiasi patto con le classi dirigenti sul piano sindacale come sul piano politico avviene su un terreno di controriforme, di regressione sociale. Non ci sono governi progressisti nell'ambito di queste regole del gioco all'orizzonte e non ci sono compromessi sindacali virtuosi, come dimostrano anche le recenti esperienze. Non so se mi intrometto arbitrariamente in un campo non mio, ma vorrei dire che noi, almeno da marxisti appunto, non abbiamo mai visto, diciamo, una muraglia cinese fra tematiche sindacali e tematiche politiche. L'accordo del 28 giugno, come l'accordo del 4 agosto fra la CGIL e le rappresentanze centrali della borghesia italiana, la Confindustria e addirittura i banchieri, sono stati accordi non di difesa di diritti e di garanzie, fosse pure limitate e precari, ma accordi contro la difesa dei diritti, contro la difesa delle garanzie e delle tutele sociali, e accordi fatti magari per legittimarsi a futura memoria come possibile sponda interlocutore di un nuovo governo, di unità nazionale o di centrosinistra, magari costruito sulle ceneri di un berlusconismo decadente. Come dire, un brutto presagio politico oltre che un cattivo accordo sindacale. Allora mettiamola così: questa pagina deve essere chiusa. Gli accordi a perdere sulla pelle dei lavoratori vanno revocati e troncati. La vera linea di confine, per dirla nel linguaggio italiano, non è chi sta con Berlusconi e chi sta contro Berlusconi, se poi magari chi sta contro Berlusconi vuole sostituire Berlusconi con un governo Montezemolo, con un governo Monti, con un governo Profumo, con un governo portatore di interessi ancora più organicamente capitalistici di quelli del populista Berlusconi. La vera linea di confine è tra chi sta col lavoro
e chi sta contro il lavoro, chi sta con i lavoratori e chi sta con i capitalisti, chi sta con la povera gente e chi sta con i banchieri. In mezzo c'è un sacco di letteratura possibile, ma non c'è nessuna coerente collocazione sociale e sindacale. Secondo, c'è un problema che riguarda il tema della forza, della ricostruzione di una forza necessaria e sufficiente per arrestare la valanga della controriforma sociale e politica del capitalismo in crisi. Su questo, anche in incontri avuti, diciamo, tempo fa con Landini e con altre interlocuzioni politiche sindacali, abbiamo posto un tema che sappiamo essere molto complesso, ma che non si può aggirare. E il tema è questo. Di fronte all'attuale configurazione del capitalismo e alla devastazione sociale che si sta compiendo, le vecchie forme d'azione di lotta del movimento operaio non sono più sufficienti. Tutti noi facciamo gli scioperi simbolici, tutti noi facciamo manifestazioni politiche o sindacali una tantum, ce ne sono tante in cantiere nella prossima fase e ne faremo giustamente, unitariamente, disciplinatamente tutte, ma possiamo dirci tutti una cosa di verità, che di fronte alla catastrofe incombente non c'è uno sciopero di 8 ore oppure una grande manifestazione, fosse pure la più grande, che in sé produce una modifica dei rapporti di forza e erige una diga di fronte alla valanga. Allora, quando abbiamo posto e poniamo come tema di riflessione nel movimento operaio italiano e non solo l'esigenza di aprire una riflessione su una grande vertenza generale unificante del mondo del lavoro, di aprire una riflessione su forme d'azione di sciopero di carattere prolungato, di aprire una riflessione sulla necessità di costituire casse nazionali di resistenza a sostegno di azioni sindacali prolungate come esistono in altri paesi, di procedere